Benvenuti a questa nuova puntata di TG Restart, un nuovo progetto di Ticino Notizie che vuole rendere consapevoli tutti di questa ripresa che sta seguendo l'Italia. E quindi come lo facciamo? Lo facciamo dando voce a quelli che sono i protagonisti con più o meno esperienza, ma che stanno riuscendo o sono riusciti a progettare qualcosa, costruire qualcosa di concreto, mettere a punto nuove idee dopo la lunga pausa e il rallentamento dovuto al Covid. E quindi avremo imprenditori, piccole e medie imprese, start-up, imprese di servizi, insomma chi nel nostro territorio è appunto riuscito a fare qualcosa. E oggi parliamo di Restart con Valeria Tarantola, che è responsabile comunicazione di Cascina Galizia. Ben trovata Valeria. Grazie. E vediamo quindi come in concreto Cascina Galizia è riuscita a far rivivere quella parte di territorio che aveva recuperato quei silenzi di un tempo. E invece no, tornano le attività, torna l'utenza, come in particolare? Con un grande ritorno dei nostri ospiti, non solo, diciamo, sia per quanto riguarda l'accoglienza delle nostre camere, sia per quanto riguarda la ristorazione a chilometro zero che facciamo in Cascina Galizia, quindi una buona ripartenza. Restart parte da Cascina Galizia in questo percorso di qualche minuto, però vuole vedere anche come storia e architettura riescono ad essere degustate insieme in un percorso che lega passato e futuro. L'ambiente di Cascina Galizia, appunto, che ha tanta storia, tanta architettura, proprio per questo sta ritrovando una nuova vitalità e appunto lasciando il silenzio, tornando anche il silenzio di Cascina Galizia, ha potuto offrire, cioè coniugare appunto quello che è la sua storia, la bellezza dei suoi luoghi, della sua architettura, con la bellezza di ritrovarsi insieme, di poter fruire di spazi molto molto ampi, della luce, della notte e quindi di riassaporare anche il gusto delle cose buone, dei cibi genuini e della natura coniugata insieme appunto tra il passato e il futuro che speriamo positivo. È un presente molto attivo quindi e ci fa solo piacere. Ricordiamo che in realtà Cascina Galizia è una delle tre realtà immerse nella natura tra Parco Agricolo Sud e Parco del Ticino. Sì, corretto, esatto. Infatti Cascina Galizia è una delle tre diciamo nuclei della nostra azienda agricola, che appunto sono in prevalenza collocate sul territorio del Parco del Ticino, proprio anche a pochi chilometri, a un chilometro dalle sponde del Ticino, in particolare Cascina Gallarate e Cascina Groce, dove facciamo l'allevamento dei bovini. In questo periodo di fermo per alcuni, per noi è stato comunque un periodo di grande attività con nuovi progetti anche proprio nel settore agricolo, quindi con un'implementazione anche di quella che è l'attività appunto di allevamento, sempre fatta nel rispetto comunque della natura, degli animali anche, perché comunque abbiamo proprio una linea vacca e vitello, quindi con molta naturalità nella gestione, nella cura degli animali e nella cura del territorio. Noi, dato un territorio molto bello, Cascina Gallarate e Croce si trovano anche in ambienti altamente protetti e quindi vabbè, appunto cerchiamo di coniugare quello che è comunque le esigenze del presente, del futuro, con quelle che sono le esigenze del territorio, comunque della sostenibilità anche dell'ambiente. Ticino Notizie aveva incontrato qualche mese fa Valeria Tarantola ancora e si parlava di sostenibilità, che è uno dei capisaldi della vostra filosofia di conduzione. Sì, corretto, anche su questo, anche sostenibilità sia per quanto riguarda le coltivazioni, l'allevamento e anche per quanto riguarda poi i prodotti che vengono degustati in Cascina Galizia, che appunto diversamente dalle altre due cascine facciamo gustare quello che è appunto invece i prodotti delle altre, diciamo, delle altre cascine che vengono gestite, fatte nelle altre cascine, e sostenibilità anche nel gusto e appunto anche nei soggiorni, nel senso che poi nella nostra cascina, con le nostre camere, per poter permanere nella natura, cerchiamo di appunto
offrire delle opportunità di soggiorno, di vivere appunto un tempo più lento, come un po' ci ha abituato questo periodo. È vero, ne parleremo tra pochissimo, mi vorrei soffermare sui prodotti, citati già alcune volte questi buoni prodotti a chilometro zero, quali sono? Sono, come già citato, sicuramente la nostra carne bovina, il riso che viene coltivato invece nel territorio del Parco Agricolo Sud di Milano, poi le confetture, la frutta da cui trasformiamo confetture, estratti di frutta e i nostri anche gelati e sorbetti che vengono interamente prodotti da noi con le nostre, appunto, con la nostra frutta. E poi appunto vengono trasformati, dico ovviamente, dai nostri cuochi in cucina per fare anche delle paste fresche, per fare comunque di tutta questa materia prima, dalle nostre farine, dalla materia prima poter gustare dei prodotti appunto genuini e completamente lavorati a mano come si faceva una volta. Hai citato, Valeria, una categoria, quella degli chef, dei camerieri, che proprio durante questo periodo hanno sofferto particolarmente. Sul vostro sito c'è "Vuoi far parte del nostro staff di cucina e di sala?" È un invito a partecipare, un invito al lavoro, perché sappiamo che proprio da questa primavera una delle realtà che hanno sofferto particolarmente sono stati proprio i ristoranti, perché tanti camerieri, tanti chef, dopo i lunghi mesi di non lavoro, hanno proprio cambiato mestiere. E anche voi siete alla ricerca quindi di personale. Sì, quello che hai detto è proprio una realtà molto sentita e una difficoltà anche di questa ripresa, che appunto ha visto venire meno molte persone che prima facevano questa attività, adesso appunto si sono dedicate ad altro. Stiamo piano piano ricostruendo appunto lo staff, e per cui c'è questo invito appunto, che è ancora presente sul nostro sito, a voler far parte di questa nostra organizzazione, questo staff, anche se adesso appunto piano piano diciamo che le maglie le stiamo ricomponendo e quindi ritornando anche a una normalità, una stabilità che confidiamo appunto possa seguire. Ristart per voi allora è più riferito a una certa tipologia di lavoro e comunque all'accoglienza, perché la parte dell'attività a contatto con la terra e gli animali non ha avuto soste. No, quella non ha avuto soste, anzi appunto come dicevo è stata incrementata e implementata, e nel periodo appunto di fermo è stata quella che comunque ha, appunto è stata più non ferma, appunto ha continuato, mentre l'attività appunto di ristorazione, l'attività d'accoglienza è quella appunto invece che è ripartita con le riaperture, e per fortuna bene anche l'accoglienza, anche quest'estate ha portato comunque diversi stranieri anche sul nostro territorio e anche diverse persone che hanno voluto soggiornare e fermarsi per un po' più di tempo rispetto agli anni passati, per cui questa cosa è stata molto positiva. Credo che il nostro territorio da questo punto di vista sia stato rivalorizzato, non più appunto per una toccata e fuga come era prima, ma per invece un fermarsi, assaporare un po' di più il tempo e questo territorio anche, quindi con soggiorni anche permanenze più lunghe. Però c'è anche chi soggiorna da voi per lavoro, in che senso? E allora ci sono tanti ospiti, tante persone che comunque in questo territorio, che è comunque un territorio ancora altamente produttivo e appunto con il ritorno a una semi-normalità ritornano anche le attività, e quindi noi abbiamo la fortuna di poter accogliere durante la settimana molte persone che sono qui per lavoro e che, a cui piace comunque avere questo contatto con la natura e quindi ritornare e fermarsi da noi. Nel nostro caso poi abbiamo anche
proprio in occasione di novembre, delle chiusure, rimodulato la nostra offerta, per cui per gli ospiti delle camere siamo aperti col servizio di ristorazione tutte le sere, quindi tutti i giorni della settimana, e questo ha incrementato comunque l'interesse verso i soggiorni di Cascina Galizia. Ecco, però adesso un chiarimento, Valeria, perché magari le istituzioni dicono abbiamo dato fondi anche per il vostro settore. L'hotelleria sta vivendo un periodo di deciso fermento, dicono i numeri. Le istituzioni hanno dato fondi a realtà come la vostra? Le istituzioni hanno dato alcuni fondi nel periodo di chiusura totale. Ovviamente non comparabile con le perdite, ma insomma questo, però sì, hanno dato alcuni fondi, sono state erogate, ripeto, non comparabili, ma c'è stato comunque un supporto. Parliamo di progetti, perché Restart, Ticino Notizie Restart vuole parlare anche di progetti, e quindi a che cosa si andrà incontro, che cosa si vedrà, che cosa succederà, che cosa nascerà? Diciamo che noi speriamo di poter ritornare a fare comunque eventi, a fare giornate comunque attrattive, con delle attività da poter proporre, quindi in vista anche del Natale, con i mercatini, piuttosto che altre giornate ovviamente che avremo invece nella stagione primaverile del prossimo anno. Adesso appunto si sta comunque rivedendo un po' di normalità anche nelle attività aziendali, di meeting, la voglia di ritornare comunque negli spazi aperti, di fare dei momenti di condivisione. Quindi vabbè, il nostro progetto futuro è sicuramente continuare nella strada che abbiamo comunque avviato e poter appunto finalmente avere anche magari dei momenti in cui organizzare delle attività insieme, di condivisione. Ecco, hai già buttato l'occhio al dopo 31 dicembre, data al momento stabilita per la fine dell'emergenza sanitaria. Abbiamo già parlato di primavera, ci rivedremo comunque per un eventuale aggiornamento più avanti, sempre con Ticino Notizie. Ma l'ultima domanda, visto che Galizia fa rima con delizia, un piatto tipico che si può assaporare proprio in questo periodo, in queste settimane? In queste settimane abbiamo appena rinnovato il menù alla carta, quindi con il nostro menù autunnale. Un piatto che stiamo proponendo, che proporremo proprio in questa settimana, è la trippa classica, che vogliamo appunto comunque far tornare nella nostra cucina, oltre a tutte quelle che sono le paste, tagliatelle con le castagne, i nostri risotti, la carne, e quindi un ritorno anche alla tradizione, però con appunto materia prima importante, comunque di qualità, e un occhio sempre al futuro, quindi comunque una tradizione rivista anche in chiave moderna. Grazie, grazie a Valeria Tarantola, responsabile comunicazione di Cascina Galizia, grazie anche a tutti voi. Noi ci rivediamo con la prossima puntata per incontrare altri ospiti, ovviamente con la stessa filosofia, quindi Ticino Notizie Restart, per parlare con i protagonisti e i coprotagonisti di questa ripresa concreta, effettiva del nostro territorio, ma anche per rendere più consapevoli voi, informandovi di quello che sta succedendo dalle nostre parti. A presto.